Allora, Emilio, siamo prossimi alla nuova stagione agonistica del Matese. Intanto oggi c'è stata una dimissione del direttore sportivo. È stato un fulmine a ciel sereno la dimissione di Pietro Pacilio. Proprio l'altro giorno ho parlato con lui, era entusiasta di questa nuova stagione del Matese. Io credo che non ci sia stato un diverbio, come qualcuno può immaginare, fra il direttore sportivo e la società. Ci sono delle altre cose, delle motivazioni strettamente personali che però speriamo si risolvano al più presto, anche perché Pacilio ha detto che lui, anche se in questo momento non si può impegnare in prima persona, ma sarà sempre... rimarrà vicino alla squadra. Intanto l'altro aspetto positivo è la conferma, sia pure non ufficiale, manca soltanto la firma di mister Urbano. È ufficiale al 100%, al 101%, perché dove c'è la parola c'è tutto, secondo me. Corrado Urbano è una garanzia anche per la formazione della nuova squadra, soprattutto in questo momento che, come dicevi tu, Pietro Pacilio si è dovuto un pochettino allontanare. Urbano è una garanzia anche per questo quarto anno a Piedimonte Matese. Intanto che ne pensi di questa norma della Lega, che ogni anno bisogna rifare la squadra da capo? Io innanzitutto dico che non esistono più professionisti dei dilettanti della quarta serie, perché non è possibile che ogni anno, ma non solo il Matese, io penso anche le altre squadre, siano costrette a rivoluzionare completamente le loro squadre, soprattutto per questioni economiche, perché questi ragazzi, non tutti, ci mancherebbe, c'è anche qualcuno che si affeziona alla maglia, ma il fatto che ognuno sia libero di gestirsi, di fare quello che vuole a fine campionato, magari chi gli dà di più e gli riempie i portafogli, secondo me non è giusto e ci rimettono la società. Io intanto sono convinto che anche quest'anno, questa è l'ultima domanda che ti faccio, anche quest'anno la società riuscirà a mettere su una bella squadra. Ma io ho detto prima, Corrado Urbano è una garanzia e sono sicuro che anche partendo da zero, perché praticamente non so quanti calciatori della passata stagione resteranno in formazione, Urbano è una garanzia e sono sicuro che, come anche gli altri 3 anni che sono trascorsi, riuscirà a portare avanti questa squadra ai vertici della classifica.